tutti! Oggi sono qua per parlarvi del fumetto che abbiamo letto assieme per il Cibi Book Club, ovvero Lettera a me stessa di Cabina Gata. Se vi siete persi la novità del gruppo di lettura, vi rimando al video che ho fatto qua sul canale, lo trovate nelle schede qua sotto in descrizione. Prima di addentrarci in questo fumetto, vi ricordo come sempre che se volete sostenere il canale potete mettere mi piace a questo video, iscrivervi. Qua sotto in descrizione trovate poi il mio codice da affiliata Pampling, potete acquistare qualsiasi cosa sul loro sito e avere il 20% di sconto, una percentuale andrà a sostenere il canale. Stessa cosa per quanto riguarda il link d'affiliazione Amazon che trovate sempre qua sotto in descrizione. Grazie a tutti quelli che decideranno di sostenere il canale. Questo fumetto è edito J-Pop, ha un prezzo di copertina di 16€ ed è l'opera che l'autrice ha maturato dopo la sua esperienza col precedente fumetto, ovvero La mia prima volta. Non si tratta però in realtà di un vero e proprio sequel, perché comunque l'autrice parla della sua vita, della sua esperienza, quindi sì, qui la troviamo dopo la pubblicazione del suo precedente fumetto, ma le storie non sono poi così tanto collegate da non poter apprezzare questo fumetto senza aver letto il precedente. Come era successo per La mia prima volta, ci troviamo di fronte a una copertina abbastanza accattivante che fa intendere magari una massiccia presenza dell'aspetto sessuale della vita della protagonista, cosa che in realtà non accade, perché l'autrice appunto si apre, si racconta, parla dei suoi dubbi, delle sue insicurezze, del fatto che a 29 anni non ha mai avuto una vera e propria relazione, non tanto sessuale ma anche proprio affettiva, sentimentale. Cabina Gata parla del suo difficile rapporto con i genitori, che accettano o non accettano comunque il suo lavoro, e in questo fumetto parla tantissimo di come è stato recepito il suo precedente fumetto, quasi come fosse una sorta di vergogna, perché comunque parla di tanti argomenti molto intimi, della sua depressione, del fatto che è arrivata a farsi anche del male a un certo punto della sua vita, la difficoltà, la pressione di trovarsi in una società che pretende sempre tantissimo da te, che ha ritmi lavorativi veramente assurdi. Sono tutti aspetti della vita di una giovane donna che sono abbastanza intimi e personali, e non è facile trovare comunque qualcuno disposto ad aprirsi così tanto, ad esporsi così tanto e anche a mettersi in discussione. Nonostante ci siano dei momenti molto bui all'interno del fumetto, ma anche nella vita dell'autrice, l'ironia che utilizza smorza tantissimo i toni, quindi non rende mai l'opera, la lettura, troppo pesante, troppo cupa. Apprezzo molto questo suo modo di raccontare la storia, anche perché è in grado di fare ironia su se stessa anche in momenti particolarmente delicati, e lo fa in maniera veramente naturale, senza malizia e senza risultare troppo banale o patetica. Penso che l'intento dell'autrice non sia quello di risultare appunto patetica agli occhi di chi legge o di suscitare pietà, ma proprio di raccontare la sua esperienza, che poi può essere vicina a quella di tantissime altre persone. Infatti penso che molte delle tematiche toccate dall'autrice possano toccare da vicino diversi lettori, anche quelli occidentali, perché comunque, soprattutto pensando alla mia generazione, io più o meno l'età dell'autrice, la pressione da parte della società, della famiglia, ma anche semplicemente come vengono viste le relazioni dagli altri, le aspettative. A 29 anni non aver mai avuto una relazione, oh mio Dio! Ci sono momenti in cui l'autrice si mette molto in discussione, si chiedeva: sono fatta male io? Che cosa ho fatto di sbagliato? Magari non sono portata per i rapporti con le altre persone, perché al di là della relazione, diciamo, sentimentale, fa fatica anche a fare amicizia, molto spesso rimanda gli appuntamenti, gli incontri, si chiude molto molto in se stessa, molto in casa, dorme tantissime ore, cioè proprio una chiusura a bozzolo dovuta alla sua depressione, all'ansia e appunto a questa fortissima aspettativa che hanno gli altri nei suoi confronti, a cui non riesce e che non riesce a sostenere in pratica. Cabina Gata fa riferimento anche al suo lavoro, che è un lavoro comunque abbastanza libero, creativo. Alla fine lei parla appunto della sua vita, della sua esperienza, ma non è sempre così facile aprirsi e rendere anche, tra virgolette, interessante la propria vita. Inoltre, come ogni artista, può succedere di avere un blocco, no, creativo, e quindi
quindi è stato interessante per me vedere anche questo aspetto lavorativo nel fumetto. Rispetto alla mia prima volta in questo fumetto, l'aspetto, diciamo, sessuale viene toccato di meno, e non è una cosa che mi è dispiaciuta o di cui ho sentito la mancanza, proprio perché ogni persona non è soltanto la sua sessualità o la sua malattia o appunto le sue insicurezze, è un insieme di cose. Quindi l'autrice racconta la sua vita, e nella sua vita rientra anche il suo orientamento sessuale, la sua depressione, il suo rapporto difficile con i genitori, eccetera eccetera. Quindi è uno spaccato, diciamo, di vita quotidiana dell'autrice. Rispetto al precedente fumetto mi è mancata un po' la sorpresa di vedere affrontati appunto tutti questi temi molto molto forti con un tratto un po' più ironico. Sapevo bene o male che cosa aspettarmi da questo fumetto. Nonostante questo non sono rimasta minimamente delusa, perché penso che siano sempre importanti testimonianze di questo tipo per sdoganare un po' certi aspetti della vita quotidiana e per normalizzare anche certe situazioni, perché troppo spesso molte persone si sentono a disagio, si sentono sbagliate, si sentono strane semplicemente perché sono diverse dagli altri, reagiscono di fronte alle difficoltà in maniera differente o possono ad esempio dimostrare affetto in maniera diversa. Mi è piaciuto molto quindi che l'autrice tornasse a parlare di se stessa e di tanti aspetti diversi della sua vita. Forse ho trovato questo fumetto leggermente ripetitivo in alcuni punti, però di nuovo non mi è dispiaciuto. Come vi dicevo all'inizio, non è fondamentale aver letto la mia prima volta per poter leggere Lettere a me stessa. L'autrice nel fumetto cita diverse volte la sua precedente opera, ma spiega sempre il motivo, accenna a quello che è successo, quindi non si sente la mancanza di un pezzo all'interno della storia. In conclusione devo dire che non sono rimasta delusa da questo fumetto. Come vi dicevo, non è stata per me una sorpresa, forse l'ho trovato in alcuni punti un po' ripetitivo, però le tematiche affrontate, il modo in cui l'autrice riesce ad affrontare tematiche così forti, sensibili, con delicatezza e allo stesso tempo dandoti un pugno nello stomaco, rendono secondo me questa lettura molto importante. Forse non mi ha colpito tanto quanto la mia prima volta, ma penso di nuovo che testimonianze di questo genere siano importanti. Voi avete letto Lettere a me stessa? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!